Operazione antiusura della Guardia di Finanza di Pisa, effettuata in flagranza di reato, per la quale è stato arrestato un pregiudicato di origini campane, residente a Lorenzana, che prestava denaro applicando interessi sino al 65% annuo. Vittima, un imprenditore edile livornese che, per la difficoltà di rispettare le scadenze, ha trovato la spinta per denunciare l'usuraio alle Fiamme Gialle, che lo hanno arrestato proprio alla consegna dei soldi presso la sua abitazione. Utilizzati in questo contesto anche i provvedimenti economici più recenti del governo. Cosa incredibile che peraltro l'usuraio aveva costretto la vittima a chiedere il bonus di 600 euro per pagare una rata di interessi. E la situazione ancora più grottesca è che il pregiudicato aveva richiesto e appena ottenuto il reddito di cittadinanza. La cosa un po' così assurda è che è stata accreditata proprio il giorno dell'arresto, quindi ha avuto questa sfortuna, non ha potuto incassarlo. E proprio le difficoltà economiche dovute alle chiusure delle attività avevano acuito le tensioni tra i due uomini. L'indagine è nata in realtà subito dopo il periodo di lockdown e chiaramente i rapporti erano un po' diventati difficili tra debitore e creditore, perché il creditore in questi casi, causa crisi economica, ha paura di non poter rientrare del suo credito, e quindi diciamo i rapporti si deteriorano e cominciano anche a passare un po' a vie di fatto. Un'operazione la cui importanza in questo momento storico viene sottolineata anche dal procuratore capo. Diciamo è anche un po' una risposta immediata che abbiamo voluto dare a questa... A questo momento un po' così, un po' speciale, ecco, è anche un modo per dare un segnale di presenza forte. Noi vediamo in queste situazioni anche, come dire, il pericolo che il momento dell'emergenza possa, come dire, costituire un moltiplicatore, ecco, perché ci ha interessato molto coltivare questa vicenda e così.